Buonasera signore e signori, siamo qui in compagnia di Gennaro per il San Pio e di Bisignano per il Leicester. Siamo qui per la finale del Maenza Salvo League e ragazzi, dopo un percorso altalenante per, soprattutto per il Leicester, ma non un percorso di trionfo per il San Pio, vi ritrovate qui all'ultimo scenario, manca poco per alzare la coppa più importante. Allora Gennaro, come vi sentite? Noi ci sentiamo impauriti perché in settimana comunque ho avuto modo di conosco i ragazzi, sono molto motivati, hanno intenzione veramente di farci male, diciamo, nelle partite precedenti siamo stati fortunati, stasera non lo so, dico sempre per scaramanzia, non lo so, la vedo brutta, vedremo comunque, anche perché dico l'avversario si è anche rafforzato ed è ottimo, quindi vedremo che succede poi alla fine partita. Bisignano, questo è il turno di riscattarsi dopo, come hai già detto prima, un percorso altalenante, si può fare? Sì, vabbè, il pallone è rotondo, poi il calcio dà sempre delle risposte dentro il campo, bisogna vedere come si inizia la partita, come cominciamo ad attaccare, gli avversari sono forti, e noi cerchiamo di fare la nostra partita, di giocare al meglio e cercare di portare la nostra coppa a casa. Vabbè ragazzi, faccio in bocca al lupo, ci vediamo dopo. Okay. Signori, ritorniamo qui con Daniele Gennaro, la tua squadra il San Pio, tu hai vinto anche questa volta il torneo Maenza Salvo Liga e anche questa volta l'unplanning, girone e fasi finali, siete contenti, però diciamo che avete sofferto in questa partita, eravate in svantaggio, l'avete recuperata, sul finale Volpe l'ha chiusa. Hai detto bene, io infatti nelle pre-partite avevo detto che comunque loro si sono organizzati bene nella fase di girone di ritorno e lo hanno dimostrato perché il primo tempo hanno fatto una gran bella partita, ci hanno messo sotto, hanno pure passato in vantaggio, poi noi ci siamo riorganizzati un attimino le idee e le posizioni e siamo venuti fuori con la nostra squadra, con il nostro carattere, con il nostro gioco. Il risultato è, ahimè, purtroppo per gli altri un'ennesima vittoria. Qualcosa da dire a Settimo che poteva chiuderla molto prima, invece ha fatto un pallonetto davanti al portiere. Settimo sì, c'era nel DNA, purtroppo non si può dire nulla perché comunque è nel suo carattere, ha questi giochettini che lo rendono particolare, quindi è giusto che magari, certo, è finita bene, se finiva, se era sul pareggio non lo so se lo graziamo tanto, però è andato bene così, dai. Va bene Gennaro, complimenti e una buona grazie, serata. Grazie anche a voi.